Bella a tutti quanti ragazzuoli e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc e oggi siamo qui per aiutarvi a migliorare con le vostre squadre. Penso che state notando che avete visto che sono salito di gen. Adesso vi faccio vedere tutto quanto, perché ho deciso ogni volta che facciamo il video del migliorare le vostre squadre vi faccio vedere anche quello che ho fatto io con la mia, così anche da farvi vedere come agisco per andare a migliorare la mia squadra personale, ovviamente. Ok ragazzuoli, se la tipologia di video vi piace lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale che stiamo salendo tantissimo, quindi grazie di cuore, grazie. Lasciate un bel commento qua sotto con i prossimi video che volete vedere. Ho visto che in molti volevano vedere le migliori carte di questo evento Rivals. Se volete faccio un video dedicato, se vi può essere d'aiuto. E direi di cominciare, ma non prima di passare nel link in descrizione, raga, per seguirmi su Instagram, su Telegram, nel gruppo per confrontarvi tra di voi e tantissimi altri social. Quindi passate nel link in descrizione che c'è un mondo lì sotto. Ok ragazzoli, cominciamo però. Cominciamo con la mia squadra, ok? E poi vi faccio vedere le tre squadre che ho selezionato per aiutarvi appunto in questo video. Ve le prendo sempre da Instagram, quindi mi raccomando, se volete mandarmi le squadre sull'Instagram qua del canale o privato, lo trovate nel link in descrizione. Facile facile. Bene, cominciamo. Allora ragazzoli, la mia squadra al momento è così. Ci sono dei pezzi nuovi che devo dire non sono niente niente male, ok? Allora, di nuovo c'è il carissimo Fabio Cannavaro, perché bisogna pronunciarlo così, perché sennò non c'è abbastanza enfasi nel suo nome, ok? Appunto, per il ricordo del mondiale. Portato a verde, allenato 10, è così. Devo dire, non è una roba incredibile, però il suo lo fa, bello, rende bene. Più che altro l'ho preso per il Versus, per diventare un 95 di gen, così da essere un po' più... di avere un po' la situazione un pochettino più agevolata per salire, perché così è un po' più, un po' meno faticoso e snervante salire nel Versus con una gen un po' più alta e più facile fondamentalmente. Preso Goretzka, che devo dire, raga, è un animale sia da CDC che da CC. Non cambia niente, è veramente forte. Gli ho messo passaggi perché difesa e fisico non ne aveva nessunissimo bisogno. Ho visto che volete anche un video sui potenziamenti e abilità, ve lo faccio se volete, appunto. Io poi è sempre relativo in base a come volete creare il giocatore, però poi vi le spiegherò in un video dedicato. Io tipo a lui ho messo passaggi perché comunque di difesa e fisico era già messo alla grandissima, quindi va benissimo così, è davvero forte in campo, raga, forte. Preso Marco Llorente perché io mi ci trovo bene anche se ha 3 di piede debole, perché ha un buon fisico, c'ha tutto bello equilibrato, con lui mi trovo davvero molto bene a giocare, devo essere onesto. E appunto abbiamo uppato Zidane. Al momento direi che siamo messi bene. Appunto dovrebbero arrivare anche il carissimo Maldini e probabilmente anche Zanetti. Se no prendo Zambrotta, perché dovrebbe arrivare una scelta tra Zambrotta, terzino sinistro o terzino destro. Nel caso che non riuscite a prendere o Zanetti o Maldini, avrete comunque un 89 Zambrotta, che comunque è sempre fortissimo Zambrotta, c'è poco da andare lontano, a scelta da ficcarvelo lì nei ruoli dedicati. Beh, questi sono stati i miglioramenti della mia squadra. Nel confronto ho deciso di giocare così con Ronaldo largo e Goretzka CC. Adesso ho provato un po' Cannavaro nel confronto, funziona bene, però devo essere, a parte perché ovviamente perché è più gradato e più alto di livello, però al momento funziona un po' meglio Rudiger perché è più veloce e più alto di cose, posso allenarlo senza avere ripercussioni poi per venderlo, perché appunto Cannavaro preferirei lasciarlo verde perché così è più facile poi rivenderlo più avanti, eccetera. Però devo dire, nel Versus è fortissimo Cannavaro, nel confronto comunque sento che comunque c'è di meglio, perché comunque è un po' bassino, non ha tanto salto. Però, diciamo, nel Versus è molto più performante perché c'è una difesa assoluta, cioè proprio a livello di difesa arriva a dei livelli incredibili se lo uppate di difesa. Quindi nel Versus è fortissimo, ma nel confronto un po' meno, ok? Bene, passiamo alle vostre squadre. La prima selezionata è un 91, ok? È un pelino sfocata, però riusciamo a capirci nel bene e nel male. Allora, 91 di gen, il tuo valore squadra è 131 milioni, hai Petrček, Rudiger, Saliba, Cafu Ada messo terzino destro, che comunque perde un pochino, ma neanche troppo. Jordi Alba, Socrates, Scholes, Bellingham, Georgie Best alla destra, che è tanta roba. Rashford, bello uppato, che ci sta. Rashford, sento che comunque l'hai preso rosso, cioè almeno 5 di allenamento, anche 10 di livello di allenamento li metterei, così almeno lo usi abbastanza, non c'è, cioè almeno lo puoi utilizzare bene fondamentalmente. Haaland da unica punta va bene, se riesce a dupparlo meglio, se riesce a comprare un'altra unica punta ci starebbe anche, però
diciamo, se ti piacciono in quello stile lì, Haaland è comunque uno dei più performanti sui colpi di testa. Se giochi a cross spam, Haaland è veramente rotto a livello di colpi di testa. Io ho il 94, come puoi vedere qua sotto, ok? Il 94 con i colpi di testa è devastante, ma già il 90 era fortissimo, cioè quello che regalano è fortissimo sui colpi di testa, quindi consiglio di lasciartelo lì. Diciamo che per la tua squadra un consiglio che ti do, sincero, sono ovviamente i terzini, perché allora, se vai a prendere Maldini, bella lì, ok? Però, a mio parere, ti servirebbe più una cosa di questo genere. Prendi sicuro Zanetti e lo metti al posto di Cafu. Ed essendo che danno Zambrotta, terzino sinistro, terzino destro, tu te lo scegli terzino sinistro, che comunque è un 89, dai via Jordi Alba, recuperi qualche credito, ok? Poi ovviamente da COC hai Socrates, che è fortissimo, per carità, però ovviamente c'è Zidane 92, che comunque con i Mascherano Luppi, con una facilità incredibile, e performa veramente tanto in game, quindi fatti quel Zidane, per favore. Scholes e Bellingham vanno bene. Ti direi più di togliere magari Scholes rispetto a Bellingham, perché a centrocampo quest'anno comunque avere un body weight più grosso fa tanto. Cioè comunque penso che te ne rendi conto da solo che Bellingham e Socrates a centrocampo dominano abbastanza la situazione, riescono a rubare palla, a far cose. Scholes un po' meno, ovviamente, magari riesce a dribblare meglio, a spostarsi meglio, a muoversi meglio, ma non riesce a conquistare i palloni. Io preferisco a centrocampo dei CC che siano, se uso i CC, dei CC che siano versatili, cioè che hanno una buona fisicità ma che riescono bene a controllare il gioco ma anche a difendere. Quindi, per esempio, al posto di Scholes adesso in questo momento, se lo vuoi offensivo, ti servirebbe tipo un cross, Modric, vabbè, ma Modric costa un botto, è altissimo di gen, tutte queste cose. Tutti quelli offensivi, allora, CC offensivi li trovi su velocità un po' più alta, tiro, passaggi, dribbling. CC difensivi invece, cioè, tipo io ti consiglierei un Vieira. Tipo se tu hai problemi in difesa, al posto di Scholes vai a prenderti un bel Patrick Vieira. Anche quello icona base gradato, o quello che c'è icona evento della Champions gradato verde, per esempio, e già il tuo centrocampo migliora tantissimo. Con queste piccole accortezze già diventi molto più potente, ok? Poi in porta ovviamente Cech va benissimo perché para. Se riesci a farlo salire ancora un pochettino al grado rosso, almeno sarebbe, utilizza i Dudek, così almeno diventa sui 130 di tutte le statistiche. E anche se ti trovi dei portieri, degli attaccanti molto forti con delle statistiche di tiro su 120, 115, 100 qualcosa, riesce comunque a tenere botta e a parare i vari tiri. Quindi questi qui sono i miei consigli per te. Spero di esserti stato d'aiuto. Fammelo sapere ovviamente qua sotto nei commenti. Passiamo alla prossima squadra, che è sempre un 91 di gen, perché purtroppo, ragazzi, ho visto che nella maggior parte dei casi mi avete mandato delle squadre da 90 a 93, quindi ho preso due 91 e un 93. La prossima volta magari cercherò di cercare qualche 88, qualcuno un po' più basso, qualcuno un po' più alto, così da fare delle spiegazioni anche differenti, ovviamente, ok? Allora, poi ovviamente ognuno è differente perché ognuno ha la sua formazione, però è giusto per variare anche un po' sulla gen. Allora, 91 di gen. Qua stessa cosa, qua potrei fare lo stesso ragionamento che ho fatto con il ragazzo di prima per i terzini, quindi andare a prendere il Zanetti del Rivals e il Zambrotta dall'altra roba ed essere comunque performello. Hai Onana, in porta che non è male, devo essere onesto, qualcosa para. Yaya Touré è forte, a me piace, l'ho usato un sacco, mi piace com'è. Lampard invece io personalmente lo reputo un po' legnoso, cioè nel senso forte a tirare, forte a passare la palla, proprio tanto forte, però è lento e ha, se non mi ricordo male, tipo 3 di mosse abilità, qualcosa del genere. Non lo so, lo trovo un po' poco performante, almeno quello icona base, nel game. Cioè è un po' troppo lento, un po' troppo... non è esageratissimo, secondo me. Cioè, per quanto nella realtà io l'ho visto giocare, era devastante. In game, raga, devo dire, non è così esagerato quella... Cioè il Lampard in generale lo vedo sempre un po' troppo lento, a mio parere, lento, cioè un po' troncoso, quindi io ti consiglierei, appunto, essendo che comunque hai fondamentalmente, usando il falso 9, hai ovviamente un CDC, hai Bellingham che è un versatile,
io al posto di Lampard, che già Lampard è uno offensivo, io prenderei uno che è un po' più offensivo, appunto mi dirigerei su un Toni Kroos, ok? Su un che c'è già di offensivo, tipo Seedorf, qualcosa di quel genere, no? Cioè un Veron, cioè a livello di stile, poi possono non essere questi nomi, puoi trovare qualcosa di migliore, ovviamente. Se vuoi qualcosa di difensivo che comunque sappia tirare bene, tipo Milinkovic-Savic, questo genere di CC qua c'è, cioè secondo me, al posto di Lampard, ok? Poi Vinicius Junior va benissimo, io lo graderei rosso, sinceramente, Vinicius Junior così arriva a una velocità assurda, lo allenerei almeno a 15, come anche Chiesa fare la stessa cosa, soprattutto se Chiesa è quello non scambiabile, perché almeno usi Dude che lo fai come salvadanaio d'esperienza e bella lì. Rooney da AT, tanta roba, ci sta, ci sta. Allora, fondamentalmente a me la tua formazione piace abbastanza. Cambierei soltanto i terzini, perché ovviamente c'è la possibilità di cambiarli con gente più forte, che lo farò anche io, perché anch'io ho Zanetti lì, però ovviamente se riesco a prendere Zanetti me lo vado a cambiare, e se prendo Zambrotta, comunque è più forte di Zanetti, c'è poco da andare lontano, cioè proprio a livello di carta, come è fatta, come roba, anche a livello di fisico e cose, rende di più in game, quindi ovviamente se riesco a prendere solo Maldini dall'evento, mi prendo Zambrotta 89, che anche se è soltanto un punto in più di questo Zanetti che ho io, mi piace di più, perché Zambrotta, a differenza di Zanetti, è abbastanza anti-cross-spamming, mentre invece Zanetti aiuta quelli che cross-spammano, quindi giustamente preferirei avere una difesa un po' più compatta io, ed è una cosa che consiglio a tutti quanti voi. Per il resto va bene, cioè a parte allenare qualcosina in più, gradare qualcuno in più, cambiare giusto due pezzi, perché appunto io cambierei giusto Zanetti, Baldé della tua squadra, Lampard, se riesci Uppa, appunto Touré. Se riesci anche lì a cambiare Onana, perché per quanto sia forte Onana, in generale Cech, Van der Sar, Donnarumma sono tanto più forti, ma anche Iker Casillas, per quanto è, soprattutto se giochi il versus, ok, è tanta roba Casillas nel versus, nel confronto un po' meno, però già mi sento di dire che quest'anno para abbastanza di più di Onana, quindi cioè in generale tanta roba, quindi spero di essere stato d'aiuto, non è che posso consigliarti più di tanto, io comunque sei messo bene, cioè fondamentalmente a parte che ho i quattro pezzi che ti ho detto da cambiare, il resto va bene, devi soltanto potenziare un po' di più, gradare un po' di più, ma per il resto direi che va benissimo. Fammi sapere sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto, ovviamente passiamo alla prossima ed ultima squadra. Allora, eccoci qui. Squadrona, bella forte, a me piace, questa squadra già mi piace, 93 di gem, peccato che è un po' sfocato, ma Instagram purtroppo è veramente maledetto, sfoca le immagini che mi mandate, ma senza un motivo, perché comunque me le mandate limpide, ovvio che facendo uno screen non può uscire sfocato, però Instagram è stronzo, e vabbè. Comunque, bella la squadra, allora, devo dire, cioè tipo, a mio parere la tua squadra è molto performante, tipo... Se riesci, io fossi in te, punterei solo a Maldini, perché Zanetti non ti serve il 92, perché c'hai Walker che è fortissimo, gradato a quel livello lì, è davvero forte, 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 molto rapido. Hai Xabi Alonso, forte, Hierro e Maldini ci sta, quindi ovviamente io fossi in te andrei a prendere Maldini terzino sinistro. Vendo il Maldini che è attuale, ok? Prendi un DC, magari sempre 92, che però non sia Maldini, ovviamente, cerca di prenderti qualcun altro. Se riesci con i crediti a prendere Company, gradato verde, o Aruacho, o anche te un Cannavaro come ho fatto io, cose del genere, ovviamente fallo, perché alla grandissima così avresti, cioè, una difesa con Maldini, Cannavaro, Hierro, Walker, è una roba mostruosa, cioè comunque perché difende veramente da paura. Avresti una difesa da anti-cross spamming fatta molto bene, perché comunque diventerebbe una... anti-cross-spanning di brutto. Sarebbe... Allora, Courtois para tantissimo. Para tantissimo. Ti dico, se con i crediti riesci a cambiare questo Courtois che hai col Courtois delle Rivals o con Donnarumma, tanta roba. O se riesci a vendere questo Courtois e con i soldi prendere un Van der Sar gradato rosso, tanta roba. Tantissima roba. Per il resto, a postissimo. Cioè, fase difensiva alla grande, appunto. Se riesci a fare quei cambi che ti ho detto io...
dei guadagni di potenza a livelli estremi e riesce anche a toccare il 94 di gen con una facilità incredibile, appunto perché andando a mettere terzino sinistro che parte da 92 di gen, vai a mettere un altro difensore che parte ma che magari è un 94, riesce a ficcare un altro Courtois, hai una difesa che poi è mostruosa. Il centrocampo io non lo toccherei, magari vai a potenziare un pochettino Steve Gerrard, perché potenziandolo diventa davvero tanto forte. Io lo sto utilizzando ancora adesso con Steve Gerrard pioniere, è tanta roba, te lo posso assicurare. Il Bellingham ovviamente è forte, ma per i CC versatili, ovviamente il versatile per eccellenza è sempre Gullit, se riesci a prenderlo gradato. Se no, cioè tipo Gullit gradato verde-blu, bella lì. Se non riesci a prendere Gullit gradato verde-blu, ti prendi uno magari un po' più basso di gen, gradato viola o rosso da CC, ficcato lì in mezzo insieme a Gerrard. Tipo un... ti dico Vieira perché sono i primi che mi vengono in mente. Ballack, cose di quel genere lì, lo ficchi lì, gradato, mamma mia, spacchi i culi proprio con Zidane, Gerrard, Xabi Alonso, e cioè proprio comincia a fare male, male, male. In attacco ti dico va bene, a me personalmente non piace tanto Van Basten, però c'è da dire che comunque è un attaccante versatile, quello lì è tanto alto di gen, comunque è forte, non è scarso, quella carta lì anzi è bella forte. L'unico che cambierei sarebbe Van Basten, però se ti ci trovi bene, continua con Van Basten perché comunque è un attaccante versatile. Cioè si muove bene, ma riesce anche a colpire di testa e fare da torre quando necessita. Gerd Müller invece è una seconda punta perfetta. Quindi ti dico, a mio parere la tua squadra è perfetta. Devi soltanto cambiare un po' quelle cose che ho detto in difesa per renderla proprio esageratissima. E cambiare Bellingham perché comunque quello che nella tua squadra stona un po'. A differenza degli altri, comunque Bellingham era un loro... non punto di forza, ma comunque diciamo normale nella loro squadra, cioè andava bene nella loro squadra. A te stona un po' perché comunque hai un livello un po' più alto di squadra, cioè devi pensare a qualcosa di meglio, ovviamente, ok? Gli altri devono potenziare altri reparti prima che quello, tu invece devi proprio potenziare quello perché è una tua carta scarsa fondamentalmente. Quindi, però bel lavoro comunque, davvero bel lavoro, posso davvero farti i complimenti. Secondo me hai fatto un bellissimo lavoro, appunto, quindi complimenti. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, ovviamente, con un bel like qua sotto, ragazzuoli. Iscrivetevi al canale, se avete voglia, ovviamente. Passate nel link in descrizione, commentate quelle cose che volete vedere. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me a farmi compagnia e spero di esservi stato d'aiuto. Fatemelo sapere, ovviamente, sotto nei commenti. Grazie di cuore e noi ci troviamo domani con un nuovo video. Ciao ciao da DocD.